Perugia partecipa è l'espressione di quel mondo civico fuori dai partiti tradizionali, che siano di centro, di sinistra o di destra, e che raccolgono anime diverse che vogliono ritornare a fare la politica di partecipazione attiva, di civismo, che ha dato successi in altre città italiane, a Napoli, a Verona ad esempio, ma anche nella nostra regione il senso dei civici ha dato dei buoni effetti. Basta guardare Assisi, quello che è accaduto, alleanze con il centro-sinistra che possono portare a qualcosa di concreto. Per questo Perugia partecipa, ha scelto una giornata intera dalla mattina fino al tardo pomeriggio al Borgo 20 Giugno per dare l'esempio di ciò che è la partecipazione. E sono stati tanti quelli che hanno partecipato, raccogliendo interesse e spostando sui vari luoghi di ritrovo che ci sono nel Borgo Bello. Ecco, questa è stata la novità, mettere insieme tante anime che non hanno mai fatto politica, che non sono espressione della politica, e portarli a discutere, a proporre, a realizzare qualcosa che possa essere concreto da qui alle prossime elezioni che ci saranno nel 2024. È il modo per Andrea Fora di dire partecipiamo, è il modo per i civici di aprire una strada di confronto, che sia politica, che sia espressione di quello che è un nuovo modo di fare politica, guardando gli interessi del cittadino, guardando coloro che sono i cittadini di oggi. Missione riuscita. O non era come tu pensavi così facile? Beh, missione decisamente riuscita, perché oggi a Perugia, di sabato, con un bel sole, si sono riunite oltre 250 persone fra la mattina e il pomeriggio, che si sono e si sentono protagoniste nel costruire un pezzo di percorso per la città. Questa era la sfida, questa è la sfida. Ci sono persone venute ad acclamare qualcuno che parla, né relatori che hanno spiegato come si devono fare le cose, ma ci sono persone che questa mattina hanno insieme discusso e costruito percorsi e proposte per la città e che nel pomeriggio hanno condiviso quello che ritengono dover essere il futuro di Perugia nei prossimi anni. Quindi credo una gran bella comunità che si è riunita oggi e che penso per la prima volta Perugia da ormai tanti anni si è riunita non da qualcuno che li ha convocati, ma attraverso una sorta di autoconvocazione collettiva che li ha resi protagonisti. Le persone vogliono partecipare, ma lo vogliono fare quando sentono di poter contare qualcosa, quando sentono che il loro contributo funziona, perché possono anche decidere nel loro piccolo qualcosa per la città. E questo credo che sia un metodo che noi dobbiamo reintrodurre nella politica e nelle istituzioni, e Perugia ha bisogno, fortemente bisogno di partecipazione, di recuperare quel livello di condivisione che è mancato e che manca.